Siamo soddisfatti anche noi e il ministro Bonisoli, che adesso chiaramente ve lo dirà di persona. C'è qui una eccellente collaborazione delle istituzioni a servizio di questa città e dell'attenzione che merita, insomma. Quindi non era, come ha temuto qualcuno, un momento di campagna elettorale, era una riunione effettiva. No, ancora con questa questione della campagna elettorale. Questa è una questione che dura da diverso tempo, che si andrà a completare e a definire anche negli aspetti più formali il 31 maggio, quindi dopo il 26 maggio. È un lavoro che deve essere fatto in maniera più celere possibile, quindi non si esaurisce entro il 26 maggio. 90 milioni per Napoli rispetto ad altre città, Napoli ha un'attenzione particolare in questo momento? Queste risorse sono state stanziate anche per altre città, per i centri storici di altre città del sud. Inoltre per Napoli abbiamo intenzione, e su questo c'è la piena collaborazione anche delle strutture e del sindaco in persona, di implementare il patto per Napoli per la questione della riqualificazione del quartiere Scampia, che vedrà non solo l'abbattimento delle vele per cui si è già impegnato il comune, ma anche una riqualificazione strutturale un po' più decisa e più ampia, e anche l'arrivo dell'Università Federico II con la facoltà di medicina ed altri piccoli e grandi interventi tutti su Scampia. Si è parlato Progetti di Bagnoli? presentati dal comune che voi Ci avete dobbiamo, no, visionato. ci dobbiamo riaggiornare il 31 maggio, in cui verranno indicati tutti i progetti per Scampia e verranno poi finanziati e quindi inseriti nel patto. Si è parlato di Bagnoli, ci Allargamento. diceva il sindaco. Sì, di Bagnoli abbiamo parlato perché sostanzialmente siamo addirittura d'arrivo per la conferenza dei servizi. Abbiamo dato mandato ad Invitalia, abbiamo sollecitato Invitalia perché perché faccia l'istanza di dissequestro, con l'augurio che possa essere prontamente accettato, perché di fatto siamo pronti, possono partire i bandi e dopo la conferenza dei servizi. Insomma, anche qui c'è la massima collaborazione, le risorse ci sono, come sapete ho stanziato 320 milioni, quelle che mancavano per assicurare le bonifiche terra, mare, gli impianti idrici, insomma. Si conferma a giugno come per la Esatto, convocazione del referendum. sì. Si è raggiunto un accordo sull'autonomia differenziata. Allora, guardate, l'autonomia differenziata non si è raggiunto nessun accordo perché non c'è nessun testo. Se nel prossimo Consiglio dei Ministri arriverà il testo, allora potremo finalmente, avremo un po' di tempo per leggerlo, analizzarli, a meno che la Lega non sia ancora più precisa e lo presenti nel preconsiglio che probabilmente si terrà giovedì. Giusto per fare un chiarimento per i cittadini che magari non sanno come funziona, solitamente in Consiglio dei Ministri si approvano dei provvedimenti che sono stati però studiati nel preconsiglio, analizzati, approfonditi ed eventualmente corretti. È chiaro che l'autonomia è un punto del contratto di governo che deve essere portato avanti, ma un punto del contratto di governo è anche l'annullamento del divario tra nord e sud. Quindi non ci devono essere cittadini di serie A e di serie B. Se sono state recepite queste osservazioni dalle bozze che erano state presentate, per noi nulla osta, ma se questi principi non sono stati osservati, allora bisogna rivederla e correggerla.